Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tu zia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Hands up for your color. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con enfasi non indifferente, come al solito, anzi no, oggi un po' di meno, semplicemente perché siamo qui con un nuovo episodio della carriera, lo sapete, lo sappiamo, lo vedete più che altro. Ma c'è un'altra cosa che vedete, non c'è la facecam e vi chiedo scusa, ma purtroppo ho avuto dei problemi tecnici e sto facendo comunque di tutto per farvi vedere questo video in tempo. Ecco, adesso che ve l'ho spiegato, mi raccomando, chiedetemi sotto nei commenti perché non c'è la facecam, eh? Dai. Oggi inizieremo ufficialmente il calciomercato di gennaio, chiaramente non lo finiremo perché abbiamo un mese molto complesso, giocheremo sicuramente in Coppa Italia, ma oggi 3 e non 4 partite. Perché semplicemente un po' di mercato, anche se non lo faremo concretamente, ci penseremo. Io ho un'idea, anzi una pazza idea, come ho detto dal titolo, e vi chiedo subito aiuto, perché non so se riusciremo con il budget a chiarire su, tutto in questo episodio. Allora, intanto andiamo su cerca giocatori. Io so già chi cercare, ma ve lo spiego. Vi faccio un piccolo preambolo. Arturo Vidal, noi l'abbiamo preso così come Martial e De Gea a zero a gennaio scorso, è arrivato quindi per questa nuova stagione a giugno. Però è stato l'unico di questi tre che non ha convinto fondamentalmente. Ha fatto 6 mesi chiaramente deludenti. Ha segnato un gol comunque molto pesante in Champions League contro l'Austria-Vienna all'ultimo respiro praticamente dell'ultima giornata. Però, a parte quello, non è che abbia fatto chissà che. Quindi stavo pensando, dato che comunque a parte Vidal abbiamo tutti mediani o comunque centrocampisti che giocano meglio, almeno di partenza davanti alla difesa, ma un bel Tolisso. Cioè, nel senso, noi lo abbiamo cercato già quest'estate, poi alla fine abbiamo virato su Kanté. Però effettivamente sono due giocatori dalle caratteristiche differenti, perché Kanté è più arretrato come centrocampista, è più un regista se vogliamo, anche se poi non ha le caratteristiche per fare il regista, ma per farvi capire in che posizione gioca. Mentre Tolisso è più uno che si inserisce, più un Nainggolan, tant'è vero che quest'estate volevamo scambiarlo con lui. Insomma, è un po' un Vidal, soltanto che con molti anni in meno, direi, credo almeno 7 anni in meno, adesso non vorrei dire baggianate. E lo aggiungiamo subito alla lista un mercato. E poi sì, sicuramente anche con uno stipendio superiore. In forza al Bayern Monaco, Vidal che tornerebbe eventualmente al Bayern Monaco se si concretizzasse quello che vogliamo fare. Ora vediamo, perché non è semplice, eh? Non è per niente semplice. Intanto vorrei andare su stanziamento budget per vedere un attimino come siamo messi. Non vorrei poi complicarci del tutto il mercato già a trattativa in corso. Allora andiamo su budget. Ecco, ad esempio, non stiamo messi benissimo. Per esempio, facciamo una cosa del genere, non togliamo troppo budget trasferimenti perché altrimenti non abbiamo neanche i soldi per pagarlo, Tolisso. Allora, io andrei ovviamente su scambio giocatori. Centrocampisti, vediamo quanto costa Vidal, più che altro 23 milioni. Speravo un po' di più, comunque ci ho preso 7 anni di differenza. Saremo disposti chiaramente. Sì, interessa Vidal, però chiaramente vogliono dei soldi. Controfferta perché noi quei soldi non ce li abbiamo, possiamo offrire massimo questi, ma poi veramente finiremo tutto, budget, stipendi compresi. E allora io ti posso offrire 75, forse anche meno di 75, no? Non me la voglio rischiare proprio tiratissimo. Quindi partirei da 60, da no, 65 no, 70 sì però. Attenzione, attenzione signori, l'accettano subito. E allora, adesso non me la voglio bufare, eh. Però è ovvio che io ho chiesto, fatemi sapere che ne pensate nel caso in cui non fossi riuscito a prenderlo. Non abbiamo ancora preso nessuno, dobbiamo trattare con lui, non so se abbiamo i soldi per farlo. Quindi proviamoci. Nel dubbio, alle brutte, dovremo cedere qualcuno. Allora, assolutamente, io direi ruolo squadra, lui vuole cruciale e noi lo accettiamo perché verrebbe a fare il titolare senza assoluta concorrenza, anche se ovviamente concorrenza ci sarà, però nelle gerarchie partirebbe titolare. Almeno come caratteristica a centrocampo, bravo che sorridi, mazza sei brutto come la fame, però l'importante è che tu sia forte e che ci faccia urlare come l'anno scorso con il Leicester. Qui non ho letto cosa vuole lui, io vado su 5 anni, a caso. Vediamo un attimo che cosa dice. Sì, perfetto, procediamo. Parliamo dello stipendio. Beh, vieni alla Roma, un po' riduci lo stipendio, dai. 150. E allora di bonus gli diamo 1,5 milioni, perché più o meno vogliono sempre questi bonus qui. No, aspetta. No, 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 no. Okay, ma com'è ridicola? Ma anche meno, anche meno. Ma dimmi no, vorrei un po' di più. Comunque, questa è la situazione. Ci abbiamo provato subito in apertura di episodio freschi freschi. Ma detto questo, fammi
Fatemi sapere, soprattutto nei commenti, oltre che passare in descrizione, cosa ne pensate di questo potenziale acquisto. Cioè, vi farebbe piacere rivedere Tolisso a Roma? Cioè, vedere, perché non c'è mai venuto a Roma, però rivedere Tolisso con Marconi, quindi in una nostra carriera, sacrificando a questo punto Vidal, che effettivamente ha dato meno. Ha dato meno anche di quello che avete potuto vedere voi, perché i tanti errori che ha fatto, che poi non ho messo negli highlights, li ha fatti, anche se voi appunto non li avete visti. Tanto rifiutiamo la Germania, perché ovviamente non avremo tempo di portare avanti questa cosa. Con le nazionali peraltro abbiamo già dato, e vi lascio nelle schede il mondiale stupendo che abbiamo fatto con l'Italia. E per il resto, ecco, nel caso in cui non riuscissimo soltanto con questo scambio e si dovesse cedere qualcuno, voi chi cedereste e perché? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Intanto Torino-Roma si torna in campo per la prima del 2020. Comincia un nuovo anno solare per Torino e Roma, con i giallorossi in testa alla classifica a più 7, attualmente sulla seconda, che è il Milan, con la voglia di vincere per continuare ad allungare sulle inseguitrici in un campionato che stiamo dominando, almeno fino a questo momento. Roma che oggi scende in campo con la coppia difensiva che vedete inquadrata, Vallejo e Ramos, che tornano finalmente dopo mesi che non hanno giocato insieme per l'infortunio di uno dei due spagnoli, e in particolare del più giovane, quindi Jesús Vallejo. Per il resto una Roma leggermente rimaneggiata, ma poco poco, perché comunque di fronte c'è un Torino che ci ha sempre messo in difficoltà, eccezion fatta per l'ultimo scontro qui all'Olimpico, grande Torino, finito 6-0 per la Roma. Per il resto, a parte questo risultato rotondo, tutti i pareggi e l'unica vittoria clamorosa al Cardio Palma in Coppa Italia proprio nella passata stagione all'Olimpico. Il Torino vinceva 3-2 nei minuti finali e poi la Roma vinse 4-3 con due gol nel recupero. A destra per Florenzi con Under che sale proprio, parte in posizione regolare di fronte a Siri. Under col sinistro! E la Roma ricomincia come aveva chiuso, col gol dell'1-0, immediato. Cengiz Under al settimo del primo tempo, è già avanti la Roma. E quindi Roma che vuole ripartire, Kanté però affretta troppo i tempi, regala il pallone a Soriano, poi deve intervenire Vidal che va vuoto, occhio a un as che vuole calciare in porta e non la trova per poco. Squillo del Torino. Possesso da parte di Vidal, movimento di Under. Florenzi entra in possesso, poi cerca il cross dove c'è Mertens! Al volo, col sinistro, fa 2-0 per la Roma. Un altro gol bellissimo di Dries Mertens, un gol che assomiglia a quello che ha segnato Bacioli contro il Verona, anche se lì il lancio era molto più centrale. Qui è una grandissima palla di Florenzi, che ricorda adesso, proprio per fare paragoni eccessivi che richiamano la nostra pazzaità di mercato, il gol, uno dei gol che fece Tolisso proprio con il Leicester l'anno scorso in Europa League contro il Galatasaray, non so se ve lo ricordate. Un gol simile col cross dalla tre quarti, la posizione molto defilata e poi la conclusione al volo. Mertens cerca di infilare per Bacioi, 13 gol in campionato per il 9, poi Martial mette il cross verso Mertens che allunga Bacioi e diventano 14 per l'attaccante col 9 sulle spalle, che fa 3-0, azione da PlayStation per la Roma. E thanks are Dick, siamo giocati su FIFA, però è uguale, 3-0, dominio assoluto, lui dice calma, ci penso io, alla CR7, ma qui chiude la partita praticamente e sentenzia il Torino quando siamo soltanto alla mezz'ora. Risultato forse un po' troppo rotondo, ma è anche vero che la Roma è cinica ultimamente, davvero tanto. Proprio Bacioi che gli va a portare via il pallone con cattiveria. Sempre Bacioi che sterza, c'è l'inserimento di Under, servito in area, Under, anzi Mertens! Al volo ancora, col destro questa volta, il Torino non gioca più a pallone, 4-0 al 32esimo. E qui siamo sui livelli di Brasile e Germania comunque. 30 metri, è pronto il 9. Parte Bacioi, Sirigu non la tiene, poi la palla rimane lì, Soriano allontana. Ed è anche l'ultimo atto di Torino-Roma, un dominio giallorosso, 4-0, non ci sono stati reti nella ripresa, ma c'è stato un dominio incredibile, una grande Roma stasera, una Roma cinica, che non ha calciato troppe volte in più del Torino, ma che ha calciato semplicemente meglio, in maniera più cattiva, che ha voluto questa vittoria. E poi diciamocelo, una Roma tanto superiore a questo Torino, come interpreti soprattutto. Una Roma che sarà impegnata adesso contro il Crotone. Chiaramente non possiamo ancora tornare su Tolisso perché dobbiamo far passare dei giorni, quindi a questo punto ce ne occuperemo nel prossimo episodio, perché come detto adesso giocheremo con il Crotone e poi in Coppa Italia contro il Novara. Voi vi ricordo, insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Direi turnover massiccio contro il Crotone, perché ce lo possiamo permettere, perché ci sono dei giovani che vorrebbero giocare. E quindi sì, ci vediamo all'Olimpico.
prima il Crotone, poi il Novara in Coppa Italia, tutto questo anticipato dal Torino, largamente battuto. Insomma, questa è la fase del campionato in cui raramente la Roma può permettersi di perdere punti. Facile, direte voi. Può essere, però è anche vero che la Roma, l'unica partita che non ha vinto da inizio stagione, non l'ha vinta, contro il Bari qui allo Stadio Olimpico, fermandosi per 1-1 ed eravamo anche andati sotto. Questo ci fa capire che le piccole, più delle grandi, non vanno sottovalutate. E allora buonasera allo Stadio Olimpico per la penultima giornata del girone d'andata. Compagno di nazionale di Sergio Ramos, palla interna intanto per Rodien che si è mosso bene. Rodien calcia con Ziller, impegnato seriamente al primo squillo di partita. Si è mosso Mares e l'ho visto Nura. Si è mosso pure Soleri verticalmente. Grande palla da parte di Mares per Soleri. Primo gol all'Olimpico, subito sotto la Sud, per un predestinato che aveva già fatto gol a Bologna segnando il match point. Il gol del 3-1. Oggi segna subito sull'assist di Mares. Un gran gol peraltro sotto la Sud. Roma 1, Crotone 0. Marconi esulta perché lo ha messo dentro ed è stato subito ripagato. Interno Soleri ancora, vuole dialogare, trova Mertens, poi si ributta dentro Soleri, la palla di Mertens cerca lui, chiude Miguel, poi Keita col destro, un gol meraviglioso di Nabi Keita, 2-0 Roma. Sampirisi, poi attenzione che qui ha calcolato male i tempi Ramos, quindi Torres, la possibilità e il gol del Crotone. Nulla da fare per Ziller, e qui ci siamo fatti infilare. Il Crotone che accorcia le distanze, dimezza lo svantaggio e soprattutto rientra in partita. 2-1. Sinistro di Mares per Ramos! Roma 3, Crotone 1. Ed è il primo gol sotto la Sud per Sergio Ramos, che si presenta così con la fascia al braccio ed esulta, mostrandosi ai tifosi, ai suoi tifosi. 3-1 Roma. Nura, ormai si è stabilizzato largo a sinistra. Vuole partire Abdullahi, Pellegrini, va da Soleri, c'è anche il movimento da parte di Mares che si è staccato, prende il fondo, Mares al centro verso Nura che da due passi non può che mettere dentro il gol del poker, il 4-1, il primo in campionato per il giovane del vivaio, segna pure lui dopo Soleri. Insomma, le due scommesse di Marconi che vince anche oggi. Chiude Diussen, poi Soleri prova a lavorarselo ma ha un buon controllo il centrale del Crotone che poi però mi sbaglia ancora difensivamente, quindi la palla buona per Fekir, 5-1, regalo difensivo del Crotone, ci mancano solo i regali per una Roma straripante, sempre più forte, sempre più consapevole, sempre più superiore a tutti, 5-1 e tutti a casa. 5 gol anche oggi, come nell'ultima gara casalinga contro il Verona, quella era una gara innevata, prima di Natale, prima delle feste, l'ultima del 2019, oggi la prima in casa del 2020, è una Roma che fa esattamente la stessa cosa, 5-1, altri 3 punti diventano 53 e adesso possiamo voltare pagina e pensare alla Coppa Italia. Ufficialmente sono 12 vittorie consecutive, una Roma che anche oggi scrive una pagina in più della sua storia. Siamo arrivati al giorno di Roma-Novara, ma prima questo premio stupendo, ringraziamento alla federazione della Serie A, ma soprattutto ringraziamento a noi stessi, a voi che avete sempre supportato questa serie. Per carità, non voglio fare la parte di quello che veramente ci tiene al premio su FIFA, però per farvi capire, non è casuale, stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene la passata stagione e quindi allenatore dell'anno addirittura. Tanto tanto bella questa cosa. Rebecca Pompei, che come disse Checco Zalone, io pensavo che Pompei era un verbo al passato. Roma, Stadio Olimpico, buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova Team Cup. Oggi infatti ha inizio l'edizione 2019-2020, almeno per la Roma che parte chiaramente dall'ottavo di finale, essendo squadra detentrice di questa competizione. Roma che ne ha vinte 2 su 2 nella passata stagione, nelle passate stagioni, e dato che non c'è 2 senza 3, vogliamo il triplete, sì, e quindi anche la Coppa Italia e soprattutto per l'appunto un trofeo in più e quindi anche la terza Coppa Italia di fila. Questa è la Roma stasera con Ziller tra i pali, Florenzi, Capradossi, Vallejo e Biraghi in difesa, poi il centrocampo composto da Nabi Keita che ha segnato un gol bellissimo al Crotone e Lorenzo Pellegrini che sta giocando sempre di più ultimamente. Poi il tridente alle spalle di Firmino, perché oggi sarà lui l'attaccante, composto da Stefano El Shaarawy a sinistra, Cengiz Under a destra e Nabil Fekir alla tre quarti. Può salire a destra Florenzi, Roma che vuole partire aggressiva come al solito, quindi il tocco per Firmino, l'inserimento di Fekir, Firmino è in zona tiro, se la porta sul destro, prova a calciare, respinta alla conclusione, poi il sinistro con Montipo che si distende, calcio d'angolo. Pronto Under,
Quel sinistro è solo Florenzi ed è calcio di rigore per l'intervento, credo, di mano da parte di Casarini al 12esimo. Pronto Florenzi. Destro! E la palla passa sotto il corpo di Montipò. Segna con difficoltà, ma segna il capitano, che fa 1-0 dopo 12 minuti di gioco. Roma 1, Novara niente. Firmino. Fekir. Sta partendo il Sharawi. Lancio di Fekir a cercare il faraone. Al volo! Montipò! Si torna in campo e si ricomincia a giocare. La Roma è in vantaggio, ma chiaramente non è un risultato che ci fa stare tranquilli. Quindi raddoppiamo, mettiamolo al sicuro. E poi pensiamo anche all'Inter. Quindi buon recupero palla da questi a Firmino, che vuole partire. Vediamo se si accende. Poi mette in movimento Fekir, che va a puntare Troest. Calcia! 2-0 per la Roma. Nabil Fekir di potenza al quarto del secondo tempo. Fa 2-0. Ancora verso il Sharawi, che tocca per Fekir. Si propone il faraone. Si propone pure Vidal, che ha un po' di campo. Pensa al destro. Lo prova! E Montipò, sembrava esserselo fatto da solo, riesce a toccare il calcio d'angolo. Finisce qui. Fischia 1, fischia 2 e fischia 3. La Roma fa 2 gol al Novara ed è ai quarti di Coppa Italia. Quindi primo impegno che è stato superato tranquillamente, devo dire, con non tantissimi gol, quelli che la Roma ci ha abituato a vedere ultimamente. Ma comunque una Roma che oggi ha dominato, ma del resto è normale che fosse così. Al momento la classifica con la quale ci salutiamo è questa qui, con la Roma più 9 sul Milan. C'è l'Inter a sorpresa, non la Juventus, al terzo posto. Quindi una classifica che si sta muovendo molto. Un mercato anche, come vedete, in particolar modo in casa fiorentina si sta muovendo molto. Poco in casa Roma, però vi ricordo, vi rifaccio la domanda. Fatemi sapere che cosa ne pensate di un possibile approdo di Tolisso scambiato a questo punto con Vidal. Nel frattempo lasciate un like, vi ricordo di passare in descrizione, seguitemi su Instagram. Un bacione, never give up, e ci vediamo al prossimo video. Bella, raga.